innanzitutto sentito e un ringraziamento alle autorità civili, militari e religiose presenti. Un saluto al sindaco e alla cittadinanza di Ancona che quest'anno ospitano la cerimonia per la stima e l'affetto nei confronti della Marina Militare e di tutte le forze armate. Ho visto durante il defilamento quanta sacralità e rispetto ci sia negli sguardi, nella fierezza delle bandiere e nella maestosità delle unità navali che rispecchiano i valori di cui la Marina Militare è custode da sempre. Oggi festeggiamo la giornata della Marina Militare nel centenario dell'impresa straordinaria del comandante Luigi Rizzo e degli equipaggi dei due MAS nelle acque della Dalmazia. 100 anni da quella grande vittoria sulla Marina Imperiale Austriaca. Proprio per sottolineare quella data abbiamo scelto questa splendida città perché è dal porto di Ancona che il comandante Luigi Rizzo partì per compiere quella che, dal punto di vista militare, è passata alla storia come la perfetta impresa di Premuda. E in questa giornata il nostro pensiero corre anche alle gesta eroiche dei tanti altri uomini che si sono resi protagonisti di imprese altrettanto coraggiose. Oggi onoriamo questa gloriosa eredità che la storia ci ha consegnato e che ci rende orgogliosi della nostra Marina e del nostro passato, in continuità ideale con la Marina dei nostri giorni e con quella di domani. Per questo partirò dalla tradizionale consegna delle onorificenze al personale che si è particolarmente distinto nell'adempimento del servizio. Sono il riconoscimento dello straordinario impegno quotidiano che gli uomini e le donne della Marina hanno profuso in questi anni per assistere e salvare migliaia di vite umane nelle acque del Mediterraneo. Davvero grazie per il vostro senso del dovere e grazie per il vostro coraggio. Da tempo ormai ci troviamo di fronte a sfide che dobbiamo affrontare ogni giorno sul fronte della sicurezza nazionale e della stabilità internazionale e per le quali l'Italia è orgogliosamente in prima linea, soprattutto per quanto riguarda la difesa e la salvaguardia degli spazi europei. Il Mediterraneo è il mare che per secoli ha costituito il collante geografico, culturale, sociale, religioso ed economico tra il nord e il sud del nostro mondo. In questi anni, anche a seguito degli stravolgimenti che hanno colpito i paesi del Nord Africa e del Medio Oriente, si è trasformato, purtroppo, in un luogo di instabilità e insicurezza, dove vengono a manifestarsi tematiche che hanno origini esterne. Non solo. In un contesto internazionale sicuramente complesso, la Marina ha svolto e svolge con professionalità, passione e grande senso di responsabilità tutte le missioni che le sono affidate, missioni vitali per l'Italia, per l'Europa e per l'intera comunità internazionale. Dall'operazione EUNAVFOR MED Sophia all'attività antipirateria della UE Atlanta al largo del Corno d'Africa, garantendo la libertà di navigazione e del traffico commerciale nell'area. Noi tutti siamo orgogliosi di quello che il Paese ha saputo fare finora per sostenere operativamente l'Europa nella gestione del suo confine meridionale. Siamo orgogliosi di come la Marina abbia saputo tradurre in pratica i valori e gli ideali di solidarietà umana e di salvaguardia dei diritti fondamentali. Voi, per primi, avete onorato il nostro Paese. Avete portato in alto i valori e i principi dell'Unione Europea. Voglio annunciarvi che mi attiverò con ogni mezzo e attraverso ogni canale per avanzare la proposta di candidatura della Marina Militare e di tutte le componenti che hanno partecipato ai salvataggi al premio Nobel per la pace. Ve lo meritate e ce lo meritiamo. E ora consentitemi di prendere spunto ancora una volta da un altro momento che a breve segnerà l'evento di oggi, la cerimonia di consegna delle bandiere di combattimento ai sommergibili Pietro Venuti e Romeo Romei, con la quale si dà loro formalmente l'avvio operativo. Come già detto, in questi anni la Marina Militare e le unità della squadra navale hanno fornito un contributo fondamentale alla sicurezza dei mari a livello nazionale e internazionale. Il carattere strategico delle attività di presenza, sorveglianza, deterrenza, proiezione di capacità sul mare e dal mare è sempre più evidente,
Queste riflessioni ci portano a ragionare sulla necessaria evoluzione e sui cambiamenti che stanno avvenendo nella flotta della nostra Marina a seguito di quel processo di modernizzazione delle linee operative avviato nel 2014 con l'approvazione della legge navale. La Marina militare è sempre stata all'avanguardia nel settore tecnologico e deve mantenere un alto livello. È da sempre nella sua natura restare al passo coi tempi che cambiano. Il programma sta procedendo secondo quanto pianificato e riceverà dal Dicastero la giusta attenzione, in quanto importante componente di uno strumento militare bilanciato e rispondente alle sfide moderne. È in questo contesto e con tale obiettivo che la Marina sta portando avanti il programma di rinnovamento delle unità della classe FREM. Esse costituiranno la spina dorsale della Marina militare dei prossimi decenni, la cui importanza si declina anche sul fronte delle sue ricadute industriali, occupazionali e per l'elevata percentuale di Made in Italy presente su tutte le unità navali. Tutto questo è la Marina militare di oggi, erede di straordinarie tradizioni marinare che affondano le radici ben oltre il suo secolo di vita e in grado di assicurare un'efficace difesa nei confronti delle minacce e garantire il sicuro e libero utilizzo condiviso dell'ambiente marittimo nazionale e internazionale. E la Marina lo fa tutti i giorni dell'anno e con ogni condizione di tempo per salvaguardare gli interessi nazionali dal mare e sul mare. Lo fa forte della sua tradizione, ma anche innovando e comunicando per far sentire i nostri concittadini orgogliosi e al sicuro. Uomini e donne della Marina, in questa giornata voglio trasmettervi la mia riconoscenza, dovunque voi siate, sulle navi o negli arsenali, nelle basi come nelle capitanerie di porto, in patria o in acque lontane. Sono certa di interpretare quello che molti italiani, cittadini di un paese fortemente legato al mare, si sentono di dire oggi. Anche noi siamo la Marina. Celebrate questa vostra e nostra ricorrenza con la consapevolezza e l'orgoglio del lavoro eccezionale compiuto fin qui e con la serenità di chi sa di poter affrontare con competenza e determinazione le sfide del futuro, confidando nella stessa forza d'animo e nella stessa tenacia di coloro che vi hanno preceduti. Viva la Marina, viva le Forze Armate, viva l'Italia!